affidato un compito serio e nessuno nutre sospetti sul mio conto. Finora tutto bene. E quando il dottor Zer mi aiuterà a liberarmi da questi attacchi andrà ancora meglio. Buon per te allora. Allora, dove recupero il mio nuovo equipaggiamento? Parla con il fornitore. Eccomi, ciao. Ah, sei il nuovo esploratore. Rahim mi ha parlato di te. Sì, sono io. Ciao Claudio Moneta. Non perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia sopravvissuto almeno qualche giorno. Questo è per te. Nella torre si dice che tu sia solo l'ennesimo fannullone che vuole del cibo o un po' di antizim. Il che significa che tutti diffidano di te, ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando si è isolati. Quello è vero. Finché qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno, la paranoia è all'ordine del giorno. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiederlo a nessuno. Ovviamente. Se lo porterai a me o a Spike un po' della roba che arriva con i rifornimenti aerei, vedrai che saranno tutti più socievoli, ti guadagnerai la loro fiducia. Grazie. Ottimo! Vedrò di ricordarmene. C'è dell'altro? Vado di corsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente. A fare qualche favore, vedrai che apprezzeranno. Potranno. Grazie, signor fornitore. Procurarti compagnia per la notte. Se fai un bel lavoretto, qualcuno fa un bel lavoretto per te, amico mio. Chiave arrugginita, grimaldello, kit del pronto soccorso e pezzi di metallo. Wow, grazie. Che poi mi ha dato. Ecco, appunto, stavo dicendo, mi ha dato la gamba di un tavolo e mi ritrovo una chiave inglese. Ok, non hai più niente. Ciao, signor White. Io vado. Stai andando fuori, eh? Sì, il mio primo giro. Ok, novellino, sta attento lì fuori. Abbiamo già perso troppi uomini. Grazie, capo. Inchia la luce. Perfetto. La mia nuova vita da runner. Zer è nel rimorchio di un camion in un campetto da gioco recintato. Esci dalla torre, vai a sinistra e dirigiti verso sud. Non puoi non vederlo. Va bene. Mi chiamo Crane. D'accordo, Crane. Vedi di sbrigarti. Non hai tempo per ammirare il panorama. Beh, oddio, in realtà. I suoni attirano quelle carogne. Sì? E se faccio così sul tubo di metallo? Arriva qualcuno? Se do un calcio al bidone? Il nostro obiettivo, appunto, come dicevo, è andare a fare questa storia, andare dal dottor Zir. Ma, come vi ho anche appena detto, se noi non facciamo questa missione, il gioco comunque rimane fermo a questo orario. Non fa perdere il tempo per l'antigen, quindi non ti trasformerai e soprattutto possiamo girare senza conseguenze. Quello che noi dobbiamo fare è andare qui, in questo luogo qua, come vedete, ad angolo nord-ovest, per voi è di qua, per me è di qua. Probabilmente quello che starò per fare per alcuni potrebbe sembrare rompere il gioco. Io invece lo chiamo sfruttare il gioco nel modo in cui lui te lo permette. È come quando ti dicono: non puoi usare un fucile a pompa in questo gioco perché sennò uccidi tutti con un colpo. È nel gioco, perché non dovrei farlo? Come quando per esempio la gente giocava a Call of Duty e i bimbi si lamentavano: No, devi usare solo il cacchio di... come si chiama? Oh, dammi. Di cecchino, se no non sei bravo a giocare. Ma vaffanculo, io pensavo, ma scusami, c'è un fucile a pompa. Perché non dovrei usarlo? Dai, ricaricati. Tanto adesso come adesso, gli zombie sono deboli quasi al nostro livello. A parte lui che è il più tosto degli zombie che abbiamo visto fino adesso. Io penso che se un giocatore riesce a trovare un exploit per aumentare le sue risorse, un statistico, qualsiasi altra cosa, deve sfruttarla e basta. Per come gioco io, non ci vedo nulla di male. Non ci vedo nulla di male. Come quando abbiamo utilizzato in Fallout il metodo per duplicare le fish e di conseguenza prendere soldi infiniti. Scusami, è una scoperta che dei giocatori sono riusciti a fare ed è una cosa incredibile, cioè il gioco non ti avrebbe mai pensato di fare una roba del genere e tu sei riuscito con un exploit a fare una roba del genere. È fantastico. Direi di non perderci troppo in chiacchiere.
e giri con gli zombie e di andare dritti al punto. Vabbè, però almeno un livello di forza l'abbiamo guadagnato, dai. Hai ottenuto un punto abilità da spendere. Seleziona l'albero delle abilità dove vuoi spendere i tuoi punti. Grazie. Allora, per il momento lascio un attimo da parte questa cosa delle abilità. E abbiamo già racimolato $735, restando fermi qui, in questo punto, continuando ad uccidere zombie in questa zona. Non mi posso certo lamentare per essere solo l'inizio. Più che altro sarei rimasto ancora, ma il gioco me lo impedisce. O meglio, più che me lo impedisce, ha smesso di spawnare zombie. Ed eccoci arrivati alla nostra meta, lo Stuffed Turtle. Tutta questa violenza gratuita è sempre divertente, no? Dunque. Il nostro obiettivo, ovviamente, è entrare qua dentro. Ora, il gioco non ci dà nessuna missione in questa zona, ma ci dice di perlustrare. Che sono Crane. Qui c'è un edificio ricoperto di nastro da quarantena. Sai cos'è? Certo, sei davanti al Ground Zero della quarantena. Ciao Iacono, benvenuto. In cui aveva avuto inizio l'epidemia. La situazione degenerò e l'edificio fu abbandonato. È strapieno di morti carne. Ma è anche strapieno di provviste. Neanche gli uomini di Raes sono riusciti a entrare. Questa qui è ovviamente una zona quarantena e abbiamo appena parlato con una persona che noi non sappiamo neanche chi è, perché in teoria non abbiamo fatto neanche la prima missione ad ora. Eppure ci ha dato una missione, ovvero recuperare strumenti che si trovano qua dentro. Ovviamente questa è una missione di livello più alto di quello che dovremmo fare. La cosa buona di questa zona è che per fortuna non ci sono nemici, o meglio, ce ne sono, ma si trovano tutti oltre una porta, che per il momento rimane chiusa. Ci danno 2500 punti supereroe, sopravvivenza per tutta la missione. Questa missione ovviamente è un po' tostarella, c'è dell'elettricità, come vi dicevo lì ci sono degli zombie, ma è tutto fattibile. È tutto fattibile in veramente pochissimi secondi, dopo che apprendi, calmo, apprendi la giusta zona della mappa, spegni l'elettricità così l'acqua non ti può più fare nulla, prendi la prima, la seconda ed infine anche la terza saccoccia, il pacco di soccorso, e te ne esci da qua. Semplice, esci, te ne vai e non succede nulla. Cioè, se te ne vai non è che la perdi gli oggetti, perdi punti, perdi cose. No, fine. Tu hai sostanzialmente rinunciato alla missione, ma non perdi gli oggetti. E questo è tutto di guadagnato per noi. Dovrei probabilmente però spostare il gioco dall'hard disk esterno all'hard disk interno della console, almeno per i caricamenti, per renderli un po' più veloci. Hai trovato delle scorte, devo portarle al fornitore. Esatto, noi tutte queste scorte possiamo prenderne quante ne vogliamo continuando a uscire e rientrando da questa zona. E come vi dicevo, possiamo entrare e uscire quante volte vogliamo. E il pacco di soccorso ci rimane nell'inventario, ovviamente. Io non so quando questo video effettivamente verrà caricato e quanto tempo passerà dall'episodio in cui lo carico al prossimo. Però voglio stare qui fino all'ottenimento del massimo del punteggio di sopravvivenza. Questo perché, aumentando subito la sopravvivenza, sì, qualcuno può dire ma ti rovini il gioco, non me ne frega una sega. Io voglio ottenere, come appunto per Fallout, subito le cose che ci interessano, così da avere un'esperienza di gioco già completa fin dall'inizio. Benissimo, sono passate un bel po' di ore e ho raccolto in abbondanza tutto quello che ci serviva. Ora, noi dovremmo rientrare nella partita. Dovremmo fare continua, ma invece faremo gioca. Dobbiamo ritornare all'interno della partita con un livello di difficoltà diverso. Come potete vedere, siamo allo 0% di storia, ma con agilità 8 e forza 6. Capiamoci. Dobbiamo quindi fare quadrato, avanzato e mettere la partita da normale a incubo. Questo ci aumenterà tutti i punti che riceveremo. Sì, se veniamo menati da uno zombie adesso è morte certa.
Su quello non c'è nessun dubbio. E infatti dovremmo fare molta attenzione. Giusto per fare un riepilogo, rifacciamo per l'ultima volta tutto il percorso per prendere gli ultimi pacchetti. Questa è la prima volta, tra l'altro, che rientro in partita, forse perché ho cambiato difficoltà. D'accordo, che Raim mi riparla. Non hai tempo per ammirare il panorama. Sì, dai, muoviti. I suoni attirano quelle carogne. Ma va. Come vedete siamo a livello 8 e 6 e abbiamo 4 pale che per fortuna si trovano su quel corpo ogni volta che usciamo e rientriamo da questa zona. Giusto per farvi vedere, tutte le abilità che ho preso fino adesso sono riguardanti la scivolata, il calcio mentre si corre, la rigenerazione della vita e l'aumento dei punti che otteniamo. Mentre invece a livello di forza abbiamo più durabilità per le armi, la maggiore efficienza del combattimento, il colpo potenziato e lo stordimento e un po' di vita extra. Ah, e inoltre abbiamo 32.000 dollari che vi faccio vedere dove ho racimolato, oltre ad aver ucciso gli zombie in questa zona, ma gli zombie a questo punto ti danno veramente pochissimo, veramente pochissimo. C'è però un punto in cui qualcosina di più lo possiamo trovare ed è sempre all'interno di questa zona. E infatti diciamo che fare il percorso in questo modo ha richiesto un pochino più di tempo del, diciamo, del normale. Rientrando qui, ci rifacciamo tutto quanto il percorso. Ecco qua, saltiamo dall'altra parte, disattiviamo l'elettricità. Cazzo, prendiamo il detto interruttore primo rotto. Pacchetto. E tra l'altro, giusto per essere precisi, siamo a 99, 99, 98, 99 e infine con quest'ultimo 1. Quindi 5 da 99 e 1 solo da 1. Inoltre prendiamo da queste due casse 118 dollari e 109 dollari. Si aggira all'incirca dai 70 ai 120 dollari le somme che troviamo in questa zona, quindi neanche malaccio. E ce ne usciamo con 500 pacchetti, quindi neanche male insomma. Ora, quello che noi dovremmo fare in teoria è tornare appunto alla torre e dare tutti questi pacchetti al nostro carissimo amico. Il problema qual è? Che al momento la torre è chiusa e quindi di conseguenza non possiamo entrare. Ma tu sei vivo, ma scusami. E che cacchio. Quindi la cosa più giusta da fare in questo momento è tornare alla missione originale, il risveglio, che si trova qua in fondo. Ma siccome stiamo anche giocando in modalità incubo, in tutto questo dobbiamo comunque fare attenzione. Vediamo dentro questa cesta. Aia, pensavo che sarei arrivato alla spazzatura e se sarei sopravvissuto. Ok, scassinamento normale, non dovremmo avere difficoltà. E infatti, via tu. Oh, ho preso un trofeo. Una roba inaspettata. Scala almeno 8848 metri in vari oggetti. Beh, oddio. Come vedete, siamo ritornati alla torre. Ma, come vi dicevo, le porte sono chiuse perché il gioco si aspetta che tu vada a fare la missione, appunto, di andarti a prendere l'antizin da il dottores. E infatti, eccoci già arrivati da lui. Siamo entrati in un rifugio. Spero che quelle merde non imparino mai ad arrampicarsi sul tetto di... Aspetta di vedere altri zombie, ciccio. Dottò? Sta qui? Dottore? Ehi, c'è nessuno? Camden, ci sei? Per la miseria. Ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama antizin. È un ritardante. No! Ritarda i sintomi, si sieda. L'antizin ritarda l'inevitabile. Il GR non può fare di meglio. Beh, meglio che nulla, no? Non esiste una cura. È una variante della rabbia. Per ora non c'è una cura. Ma sto facendo degli esperimenti con l'antizin su dei tessuti... Beh, allora non è l'ultimo dei una coglioni, lui. È possibile. Decisamente possibile. Dici davvero? Pensa di riuscirci? Sì, credo di sì. Con l'aiuto del dottor Camden. Dove ho messo quella... Ce l'ho io. Me l'ha data in mano. Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi... Oh no, il focolaio! Via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori avremmo fatto più progressi. Beh, servirebbe una radio. Infatti, anche se i miei primi test avessero avuto successo,
Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati, così avrei potuto osservare e documentare i risultati. E invece nulla, immagino. I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di antizin. Bravo. In ogni caso, basta così. Ho molto da fare. In ogni caso, vaffanculo, via. Cosa stavo facendo? Bene, la nostra cura l'abbiamo ottenuta. Qui non c'è nulla. Rahim, Zer mi ha visitato e mi ha dato un'altra dose. Bene, bene. Adesso dovresti essere a posto per un po'. E la cosa mi rende felice, perché mi piace darti ordini. Allora, facciamo una prova reale. Vai da Spike. Lo trovi vicino al camion di Zer. Spike si trova qui. 500 punti, wow. Ciao Spike. Questa è un bello oggettino. Spike, sono Crane. Altra manodopera non specializzata? Beh, già. Zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il benissimo. Problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'antizin finiscono nelle mani degli uomini di Raisa. Ovviamente. Siamo praticamente fottuti. Raisa e i suoi si muovono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. Già. I prossimi rifornimenti di antizin arriveranno oggi al tramonto e Brecken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa Vero. Dovrei fare? Andare a prenderli. Ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Brecken e perché io sono non bravo. Non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Ricorda soltanto che senza queste trappole Brecken non supererà la notte. E se non torna con l'antizin, per noi è la fine. Ovviamente. Prima che tu vada lì fuori prendi dei petardi. Li ho fatti io. Ti aiuteranno a creare un diversivo. Perfetto, grazie. Ma ottenuto questo obiettivo, possiamo in teoria già tornare. Esatto, il saccheggio è la chiave della sopravvivenza, grazie. L'abbiamo ben capito ormai questa cosa. Possiamo, come dicevo, tornare alla torre che finalmente è riaperta. E visto che siamo in incubo, tutti i punti che otterremo saranno aumentati. Quindi Ciccio, ho un sacco di roba per te. Hai qualcosa per noi? Grazie mille. Anche le 496.000 punti, eh. Speravo un pochino di più, eh. Speravo un pochino di più. 14, minchia. Speravo molto di più. Speravo davvero molto di più. Però, già, ci dona un bel po' di roba. Detto sinceramente, con 500 pacchi speravo davvero molto di più. Però non abbattiamoci. La missione è sempre ripetibile, quindi noi possiamo tornare allo Staff e Turtle quante volte vogliamo e fare altri pacchetti per quanti ne vogliamo. Impara a creare le cose necessarie. Grimaldelli, petardi, shuriken, semplice e molotov. Va bene. Poi, artigiano esperto, migliora le tue abilità nella creazione degli oggetti. Ed infine, il rampino. Il rampino è uno dei modi per velocizzare assolutamente questa cavolo di operazione. Puoi prendere la ricompensa dal tuo nascondiglio in qualsiasi rifugio, puoi farti consegnare dal fornitore. Fornito? Grazie. Con il rampino che troviamo qui, noi possiamo tornare allo Staff e Turtle e, appunto, come vi dicevo, semplificarci questa missione. Però mettiamo il rampino. Come vedete, adesso che abbiamo il rampino da quella parte, noi possiamo arpionare le cose e arrampicarci sopra. Il rampino è veramente, a parer mio, rotto in questo gioco. È veramente un oggetto fondamentale per la sopravvivenza in qualsiasi modo. Come torniamo allo Staff e Turtle senza doverci fare tutto il percorso? Facile. Mettiamo, come vi ho detto prima, la missione selezionata. Usciamo dal gioco. Facciamo continua. E una volta rientrati, appariamo proprio di fronte alla porta. E ora, appunto, come vi dicevo, basta rientrare qui e puntare il nostro rampino proprio dritto davanti a noi. Una volta arrivati, facciamo attenzione a non cadere nell'elettricità. Cazzo, possiamo, l'interruttore si è rotto, di nuovo andare alla ricerca dei nostri meravigliosi pacchetti. Come vedete, all'incirca in meno di 30 secondi abbiamo fatto già tutto.
E lo so, questo episodio alla fine diciamo che non è propriamente un vero e proprio episodio nell'insieme, ma voglio, come ho già detto, arrivare ad avere un personaggio già al massimo della sopravvivenza, quindi già poter trovare il meglio degli oggetti che il gioco ci dà a disposizione per poter avere modo di giocarcela veramente al meglio, come abbiamo fatto con Fallout 3, Fallout New Vegas e tantissima altra roba che conoscevo come giocarlo. E infatti alla fine siamo arrivati al livello di sopravvivenza 25, così da aver sbloccato il livello leggenda. Il livello leggenda è molto utile perché ci permette di aumentare in percentuale tutte queste statistiche, e queste statistiche rimangono fisse, il che è un ottimo vantaggio per noi. Perfetto, dopo averne farmati un altro centinaio, questa è Sparta! Oh Gesù, ho esagerato come al solito. Comunque, copriamoci di schifo e cerchiamo di aprire questa serratura estrema. Oh, che culo! Al secondo tentativo. E abbiamo trovato un macete teschio. Va bene, niente male. Ecco fatto. Inventario pieno, ci penso io. Ecco fatto. Dunque, rieccoci di nuovo qui alla base. Attiviamo la prima trappola, che è questa qua della macchina esplosiva. Ecco fatto. La prossima. C'è qualcuno lì fuori? Sì, ci sono io. Beh, io sono all'esterno. Sto facendo un lavoro per Spike. Sei Crane, giusto? Esatto. Uno dei runner sta cercando di preparare uno dei nostri rifugi per la missione di Brecken. Si trova in un campetto tra Befa e Mirmar, circondato da zombie. Dobbiamo aiutarlo. Va bene, ci penso io. Ci penso io. Prima però, fammi lasciare giù questa roba al nostro fornitore. Eccomi qua, ciccio. Con tutta la roba che ti ho dato non dovrete avere problemi mai. Ma per sempre. Grazie mille. Anche le piccole cose contano. Minchia, chiamale piccole. 17 punti leggenda. E insomma. Io inizierei un po' ad aumentare il vigore e successivamente aumenterei i danni già delle armi a una mano come minimo. Ma io posso riassegnarli quando voglio i punti, davvero? E non mi costa nulla? Che figata la cosa delle leggendarie. Va bene, io ti dirò che sono contentissimo così. Farmerò molto probabilmente ancora un po' nella zona poi precedente, questa qua, dove abbiamo fatto tutte queste casse. Ma lo farò ovviamente a tempo debito adesso. Anche perché ho voglia di giocare e vorrei appunto continuare la nostra bellissima partita. Il rampino è una roba incredibile. Insieme a qualche infetto. Attenzione, Chris. Devo fare attenzione a questi. Siamo, tra parentesi, ancora in in Nightmare. E non ho problemi, certo, con due zombini delle balle. Ehi, tutto bene? Dannazione, troppo tardi per salvarlo. D'accordo, finisci. Bene, fatto. Maledizione. Non avevi scelta, non era più umano. Lo so. Ora accendi le luci. È l'unico modo per rendere il luogo sicuro di notte. Ci penso io, tranquilla. Aspetta. Mi ricordavo che queste fossero missioni secondarie. Oh, finalmente. Raggiungi il tetto dell'edificio e contatta il GRE. Come procede? Hai acceso le luci? Minchia. Ci sono. Dammi ancora qualche istante. Ecco fatto. Crane. Parla pure. Ogni tanto cambia il filtro. Ah, ma mi sa che ogni volta che parliamo col GRE non ci avevo pensato. Per il virus. Si chiama Zer. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura e impossessati delle sue ricerche. Va bene. Il file rubato ha sempre la priorità, non è vero? Ovviamente. Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Dunque, ho finito. Bene, dobbiamo preparare altri luoghi come quello. Abbiamo individuato altri luoghi dove allestire dei rifugi. Spike te li segnerà sulla mappa. Un'ultima cosa, Crane. Grazie. Spike, è tutto tuo.
Ora concentriamoci sull'obiettivo principale e approntiamo la prossima trappola. C'è un'auto lì vicino. D'accordo. Ci penso io. La strada è piena di infetti. Sai cosa devi fare, no? Stai alla larga dalla strada. Resta sui tetti, dove non possono raggiungerti. Sono tutti intorno all'auto, Spike. Hai ancora dei petardi con te, non è così? No. Non nel mucchio. Quei bastardi si distraggono facilmente. Purtroppo li ho finiti i petardi. Ci penso io alla vecchia maniera qua. Forza, stronzi! Ecco fatto, questo era l'ultimo. Copriamoci di schifo giusto per sicurezza. Ecco qua. Ancora, ma dai, ma mi sono coperto apposta di zombie per evitarvi. Che palle, basta. Ecco qua, la prima macchina è andata. Via tu. E anche la seconda macchina. Tutto fatto, come a posto. Continua così e forse ce la farai. La prossima trappola non è lontana. Non dovrei nemmeno dirtelo, ma vedi di non restare allo scoperto. Spike, i mostri sono ovunque. Se avessi bisogno di usare una trappola, come faccio ad attivarla? Non puoi farlo. Ti ho già detto che servono per le missioni notturne. Merda. Va bene. Tranquillo, tranquillo. Ce la stiamo cavando alla grande, su. Andiamo alla prossima trappola. Un altro macete, beh. Questo qua ci sta per lasciare, vorrei dire che è il momento giusto per cambiarlo. Quanta gente c'è qui? Nessuno, perfetto. Gran bella geggia questo. È 3 volte più luminoso di un lampione normale. Darà una bella abbronzatura agli infetti. Accendiamo anche questo palo della luce. Altro palo della luce. Va bene, le luci sono pronte. Allora passiamo alla trappola successiva. Forza, fa presto. In realtà ce n'è ancora una e già che ci siamo. Aia. Non vedo perché lasciarla indietro. Certo che dopo aver fatto tutto il tempo in quella zona, il gioco inizia piano piano a tramontare, ma proprio lentamente. La prossima trappola, eccola lì. Ma sono tutte quante le luci. No, questa è la trappola maledizione elettrica, Spike, mi sa. Tutta l'area è al buio. Che accidenti sta succedendo? Ci risiamo. Ascolta, c'è una centrale elettrica secondaria vicino a te. Vai a dare un'occhiata. Ecco fatto. Questo blackout ci sta creando un mucchio di guai. Siamo senza difese e come se non bastasse, i rifugi e alcune delle trappole sono fuori. Dobbiamo ripristinare l'energia elettrica subito. Ci penso io, ovviamente. Eccomi qua. Energia elettrica, tra poco non sarà un problema. Anche se... guarda un po'. C'è una porta grande vicino all'interruttore. Cosa vuoi che sia? Un grande grosso zombie incazzatissimo. Ecco che cos'è. Aspetta. L'importante è che non corre l'amico. Scatacumde. Aia, che dolore. Gli ho tirato un dropkick e lui mi ha tirato un calcio in faccia. Dai. Provaci, stronzo. È morto? È morto. Che cosa avevi addosso? $190, e beh. Allora, sta mazza qui è una merda. Quindi eviterò anche solo di sprecarci tempo. Cosa si nasconde qua sotto? Eccolo qua, il pannello. Giusto. Dai! Ecco fatto. A posto, ho resettato la centrale secondaria. Però se andate in corto una volta, la cosa potrebbe ripetersi, no? Lascia le considerazioni tecniche a me, d'accordo? Tu pensa solo a raggiungere un rifugio e trascorri la notte lì. Tranquillo, ci penso io. Che cosa abbiamo qui? 983, beh, sicuramente meglio di questa spada al momento. Apriamo la porta. Vai via prima che faccia buio. Ed è già buio. Ma poi la mia lucina fa schifo. Bene, è buio, è notte, è meglio se ci sbrighiamo. Siccome è la prima notte, ovviamente eviteremo di stare in giro appunto di notte, visto che
non siamo ancora del tutto pronti, sinceramente. Però, rieccoci al rifugio. Anche se ci siamo ammazzati per entrarci. E con questo, in teoria, abbiamo completato la prima fase di gioco, il prologo. Servirebbe una recensione lì, eh? Jumpscare? Accidenti, eccolo. Ehi, dottore, parla Kyle Crane. Crane, cosa posso fare per lei? Ho appena visto uno stranissimo zombie coperto di vesciche verdi. È scappato via non appena mi ha visto. Che mi può dire? Purtroppo non ho abbastanza informazioni. Ma se ne venisse un altro, me lo faccia sapere. Certo, dottore. Glielo farò sapere sicuramente. Dormi tutta la notte. E su quello non c'è alcun problema.